Sindaco, allora oltre a queste che sono le competizioni elettorali c'è una cosa fresca, insomma, si è dimesso l'assessore Triggiani, abbiamo sentito anche l'assessore, i motivi sono strettamente personali, però insomma bisognerà sostituirlo. Quali sono le sue idee, che cosa state preparando, e, insomma, come vi muoverete? Beh, ci stiamo appunto guardando intorno e non appena avremo preso la nostra decisione non mancheremo di comunicarvela al più presto. Certamente c'è un discorso politico adesso da affrontare, insomma, anche perché poi in maggioranza ci sono più anime, ovviamente ci sono più gruppi politici, qualcuno magari avrà fatto anche qualche passo per chiedere qualche visibilità. Diciamo che questo termine non è molto in voga nella nostra coalizione, quindi finora non ci sono questi termini in ballo, in gioco, quindi se mai ce ne dovessero essere ve lo faremo anche sapere, ma non credo che avremo problemi o difficoltà di ogni genere, siamo un po' atipici sotto questo aspetto. Ultima battuta, siamo in fila per esprimere il proprio voto, chiaramente il voto è segreto, però è chiaro che voi avete un rappresentante in una lista con il vostro con il vostro candidato, ecco. Come vi siete mossi, insomma, cosa vi attendete? Ma nulla di che, io praticamente nel momento in cui ho deciso di non ricandidarmi, perché ritengo che fare il sindaco significa metterci veramente ogni minuto, ogni secondo della giornata, ho deciso dopo la prima esperienza a consigliere provinciale che non fosse opportuna la mia ricandidatura e che sicuramente sarebbe stato forse più opportuno che qualcuno che avesse voglia e tempo maggiore del mio lo mettesse a disposizione comunque a servizio dei cittadini, e quindi serenamente tra tutti i consiglieri nel gruppo c'è stata questa decisione, tant'è che oggi tutti quanti siamo qui per sostenere Giuseppe, quindi